lampade, poltrone, sedie, fino ai vestiti e i copricapi. Tutto rigorosamente fatto con la carta. Creazioni che caratterizzano i tre piani di Palazzo Guinigi, dove quest'anno ha deciso di spostarsi Cartasia, appuntamento ormai diventato un punto di riferimento mondiale quando si accostano la carta con la creatività, arte, innovazione e design. Tra le tante cose che rapiscono lo sguardo, nessuna arriva al livello degli abiti esposti, tanto delicati quanto bellissimi. A farli è stato il maltese James Dimek, eclettico architetto, designer e stilista, inventore della wearable art. C'ho la passione della carta, della manipolazione della carta da quando ancora a scuola, l'ho coltivata per tanti anni. Non da sempre facevo i vestiti, ma gli ultimi 10 anni ho combinato l'altra mia passione della moda con la manipolazione della carta. Ma gli abiti di Dimek non sono i soli. Notevole è anche l'abito creato da Leonie Oakes. Hello, I'm here from Tasmania. Salve, sono venuta qui a Lucca dalla Tasmania, in Australia, nell'ambito del progetto di collaborazione tra Lucca Biennale Cartasia e Paper on Skin. Paper on Skin è nata nel 2012 ed è un festival biennale dedicato alla wearable art. Il mio nome è Leonie Oakes e questa è una delle mie creazioni. Per realizzare questo abito ho usato tecniche diverse, fotografia, cucito e la scultura del corpo.